Salve a tutti, fratelli e sorelle, Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Benvenuti nella trasmissione Messaggi e Profezie e andiamo a leggere l'ultimo messaggio presunto che arriva da Edoardo Ferreira in Brasile del 13 febbraio 2021 e andiamo a leggerlo. Pace, amati figli, accettate tutte le difficoltà e le prove con amore e gioia, pregate con fiducia, non siate scoraggiati, sono vostra madre e sono qui con voi. Vi chiedo di pregare per la Chiesa. Molti cardinali hanno lavorato contro gli insegnamenti della Chiesa, seminando discordia ovunque vadano. Rimanete attenti, abbiate fiducia in vostra madre, pregate sempre con il Santo Rosario. Credete nel potere di questa preghiera. Quando vi sentite tristi, stanchi o addirittura tentati, rivolgetevi alla preghiera del Rosario. Con amore vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Beh, come avete appena ascoltato da questo ultimo messaggio che arriva dal Brasile, messaggio presunto da Edoardo Ferreira, dice proprio che bisogna accettare la croce, bisogna andare avanti con tutte le difficoltà annesse, in famiglia, nella chiesa, dovunque. E bisogna pregare per la Chiesa, è fondamentale pregare per la Santa Chiesa Cattolica, Apostolica e Romana. Perché, come dice, ci sono purtroppo sacerdoti, e in questo caso dice il cardinale, che hanno lavorato contro gli insegnamenti della Santa Chiesa, ma bisogna pregare per loro, cari fratelli e sorelle, non odiarli, ma pregare esclusivamente per loro. Questo è quello che dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle, bisogna stare attenti e pregare per loro. Questa è l'unica cosa che bisogna fare, pregare, pregare e pregare. Dove? Noi lo facciamo nei cenacoli di preghiera alle 21 e alle 15, no? Ma e poi durante tutta la giornata, però ripeto, preghiamo per questo. È per questo che bisogna pregare sempre il Santo Rosario e andare alla Santa Messa. Lo dice proprio, vedete, quando siete tristi e tentati, preghiamo il Santo Rosario. Questo è quello che dobbiamo fare, cari fratelli e sorelle. Le dolci litanie e le dolci melodie, la Beata Vergine Maria e la Santa Eucaristia. Dio tiene tutto sotto controllo, cari fratelli e sorelle, quindi noi dobbiamo fare la nostra parte. Solo questo bisogna fare, cari fratelli e sorelle. Come servi inutili. Dio ci benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà. Lode e gloria a Cristo e Ave Maria.